La parola quotidiana di Dio. In ogni chiesa vi sono persone che causano problemi alla chiesa o interferiscono nell'opera di Dio. Costoro sono tutti Satana che si sono infiltrati nella casa di Dio sotto mentite spoglie. Tali persone sono brave a recitare. Si presentano dinanzi a me con grande reverenza, inchinandosi con piaggeria, vivendo come cani rognosi e dedicando il loro tutto al raggiungimento degli obiettivi personali. Tuttavia, di fronte ai fratelli e alle sorelle, mostrano il loro lato oscuro. Quando vedono qualcuno che pratica la verità, lo attaccano e lo escludono. E se vedono uno più temibile di loro, lo adulano e lo blandiscono. Agiscono senza criterio nella Chiesa. Si può dire che tale genere di bulli locali, di leccapiedi, esista nella maggioranza delle Chiese. Si aggirano furtivamente, facendosi l'occhiolino e lanciandosi segnali l'uno con l'altro, e nessuno di essi pratica la verità. Chi possiede più veleno è il demonio capo, e chi possiede maggior prestigio li guida, portando in alto la loro bandiera. Queste persone imperversano nella Chiesa, diffondendo la loro negatività, diffondendo morte, facendo e dicendo ciò che piace loro, senza che nessuno osi fermarle. Sono colme dell'indole di Satana. Non appena cominciano a creare disturbo, un'aria di morte entra nella Chiesa. Coloro che praticano la verità all'interno della Chiesa sono cacciati, impossibilitati a dare il loro tutto, mentre coloro che disturbano la Chiesa e diffondono morte imperversano al suo interno e, per di più, la maggioranza della gente li segue. Simili chiese sono palesemente governate da Satana. Il diavolo è il loro re. Se le persone nella Chiesa non insorgono e non eliminano questi capi demoni, anch'esse prima o poi andranno in rovina. D'ora in avanti devono essere presi provvedimenti contro questo tipo di Chiesa. Se i membri della Chiesa sono capaci di praticare un po' di verità, ma non si impegnano nella ricerca, tale Chiesa sarà eliminata. Se all'interno di una Chiesa non c'è nessuno disposto a praticare la verità, nessuno che rimanga saldo nella testimonianza a Dio, tale Chiesa andrebbe allora completamente isolata e i suoi legami con le altre Chiese troncati. Questo è ciò che viene chiamato morte per sepoltura. Questo è quel che significa scacciare Satana. Se in una Chiesa sono presenti diversi bulli locali, nonché alcuni moscerini che li seguono e non hanno il benché minimo discernimento, e se coloro che sono nella Chiesa, anche dopo aver visto la verità, sono ancora incapaci di affrancarsi dai legami e dalla manipolazione di questi bulli, allora quegli stolti saranno alla fine eliminati. Forse questi moscerini non avranno fatto niente di terribile, ma sono ancora più subdoli, ancora più scaltri e delusivi, e chiunque è così verrà eliminato. Non ne resterà neanche uno. Coloro che appartengono a Satana saranno restituiti a Satana, mentre coloro che appartengono a Dio andranno sicuramente in cerca della verità. Ciò è determinato dalle rispettive nature. Periscano tutti coloro che seguono Satana. Nessuna pietà verrà mostrata a costoro. Lasciamo che coloro che cercano la verità se ne approvvigionino e possano godere della parola di Dio a piacimento. Dio è giusto. Egli non mostrerebbe favoritismi per nessuno. Se sei un diavolo, sarai incapace di praticare la verità. Se sei uno che cerca la verità, di certo non sarai fatto prigioniero da Satana. Questo è fuori di dubbio.